Ok ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata. Siamo al piano 6, nello scorso episodio abbiamo completato il piano 5 uscendo dalla balena di Pinocchio e abbiamo attivato, abbiamo utilizzato, abbiamo giocato al piano 6 l'ultima carta mondo che ci rimaneva da giocare, ovvero la carta del mondo della città di Halloween, The Nightmare Before Christmas. Ora, da questo mondo in poi, nello scorso episodio abbiamo ufficialmente iniziato la parte blind del gameplay perché, ripeto, io questo Kingdom Hearts avevo iniziato a giocare, ma poi a un certo punto mi sono fermata perché mi passavano altre cose, mi giravano per la testa. Che culo, raga! Abbiamo già trovato la porta del principio. Vabbè, intanto qui ho giocato una carta in cui tutti gli altri nella stanza sono addormentati quando li vedi, quindi. Tanto vale approfittarne per farmare un po' di brutta esperienza. Tanto più andiamo avanti, più saliamo coi piani, più ragazzi i nemici ci danno punto esperienza. Vai Jack. Madonna, almeno lui è preciso tirare una magia, altro che Paperino. Allora, ci rimane ancora, dai, altri quattro altri da menare assieme ai loro amici. La ferma carta, ho giocato. Cos'era? Fuoco fatto quello che mi ha tirato? Simba, ma no, fatti fuori tu in un colpo. Recupera qui le carte d'attacco tutte quante, preferibilmente, grazie. Che belle le gran pozioni. Allora, facciamo fuori. Carta, carta. Questi posso colpire, le tombe le posso colpire, ok. A questo punto, la vado, Antima. Attimo, ragazzi, è l'unica magia che non ho mai usato perché appunto va percentuale quando attacchi, quindi. Tipo, è l'unica magia che mi rifiuto di usare in un qualsiasi gioco di Kingdom Hearts di Final Fantasy. Tranne in quei Final Fantasy in cui magari la descrizione, la sua descrizione dice fa danni in percentuale, cioè toglie il 25% dei punti vita massimi, ecco, dice quello, poi lo può anche ammazzare Antima. Quando però dice toglie il 25% dei punti vita attuali del nemico, ecco, lì sai già che Antima non ucciderà mai nessuno perché tu puoi avere un punto vita e Antima quando la lanci, e quando ti lancio Antima non muori. Nel caso in cui invece Antima, secondo la descrizione del gioco, toglie 25% dei punti vita massimi, e allora lì si può ammazzarti e devi cagarti sotto. Resta il palo. Là c'è Jack! Jack, vieni qui! Ok, volevo Jack. Fantastico! Ho colpito la telecamera, bene, ci mancava. Raga, poi nello scorso episodio, se proprio perché non l'avessi visto, abbiamo visto un altro filmato con i due membri dell'organizzazione misteriosa Axel e Laxin, che vi ricordo, Axel lo conoscevamo già perché l'abbiamo dovuto affrontare alla fine del primo piano, mentre Laxin l'abbiamo vista solamente tramite le cutscene. È un altro membro dell'organizzazione misteriosa di cui fanno parte questi personaggi misteriosi vestiti di nero. E dalla cutscene che abbiamo visto, abbiamo intuito prima di tutto che la Xin sarà il prossimo di quei tizi che dovremo menare alla fine di questo piano. Abbiamo intuito questo. Poi la seconda cosa che abbiamo intuito dal filmato è che questi tizi stanno tramando contro il capo della loro organizzazione. Probabilmente perché gli sta sulle scatole.
Paperino, non mi deludere, bravo Paperino, bravo, è questo che devi fare, non tirarmi cura quando ho tutti i punti vita. Che cazzo è? Che cazzo, cosa serve tirare i punti? A cosa serve tirare? Cioè, a che cacchio serve, raga, ridare punti vita ad un personaggio se ha già tutti i punti vita? Non ha senso. Dai, punti esperienza, questi sono punti esperienza, raga, che perché... Aia. Vabbè raga, mi gioco un fuoco. Posto, madonna raga, super efficace contro le piante, avrei dovuto immaginarlo. Ok, ho finito di far fuori tutti qui, sì, perfetto, vai. Vediamoci la seconda cutscene della città di Alui, vediamo un po'. Dai, usiamo un buio. No, devo prendere una carta che sia uguale a 3. Una carta che sia 6. Ok, qui c'è una carta. Terra di incontri, via. Devo, ok, questa qui c'è un 4, perfetto. Quando c'è il simbolo uguale a fianco a un numero, vuol dire che devi mettere una carta per forza di quel numero. Quando c'è la freccetta in giù, vuol dire che puoi mettere o una carta di quel numero o un numero minore, oppure quando c'è la freccia su, il contrario. Allora, dovevamo venire a entrare a aggiungere il laboratorio del dottor Finkelstein con Jack per scoprire se lui sapeva qualcosa su come scacciare gli altri dalla città. Permettetemi perché vi presento il dottor Finkelstein. È un genio di fama mondiale. Sì, forse fin troppo geniale. Temo di aver creato qualcosa di orribile. Di che si tratta? Beh, vi siete mai fermati a riflettere sul potere dei veri ricordi? Dei veri ricordi? Vedi, caro ragazzo, i nostri cuori sono pieni di ricordi. Esatto, ma non tutti rispecchiano la verità. Il cuore non ha un registratore. Attenzione, è vero, anche i ricordi più importanti cambiano col tempo. Si distorcono o si distorcono o svaniscono, lasciandoci solo un'ombra di quello che speravamo di ricordare. Tipo quando tu cerchi di ricordare una cosa molto indietro nel tempo, può essere che te la ricordi in modo sbagliato. Sarà stesso a tutti quanti, penso, questa è una cosa del genere, che voi vi ricordate un evento della vostra vita in una maniera, per qualcuno vi racconta, no aspetta, in realtà è stesso in un'altra maniera, ecco. La mente fa, gioca sempre questi brutti scherzi a tutti quanti, a me è successo per esempio. Non così grave, penso, con come sta succedendo a sai in questo castello dell'oblio, però mi è successo. Che sia quello che mi sta succedendo, ecco per l'appunto. Succede a tutti, è quello che ho appena detto. Alcuni ricordi diventano brutti, altri bellissimi. Se potessimo recuperare i nostri veri ricordi, il mondo sembrerebbe completamente diverso. Così ho inventato una pozione di non ti scordare di me che fa tornare i veri ricordi. Ha funzionato? Beh, e questo è il problema. Appena i dottori hanno usato la pozione sono apparsi gli Altres. Quindi l'esperimento è fallito, giusto? No, la mia ricerca è perfetta! Mi basterebbe un'altra occhiata alla pozione per capire cosa è andato storto. Sfortunatamente è sparita. Che qualcuno l'abbia rubata? Deve essere stata Sally. Jack, devi trovare e riportarmi la pozione. Lascia fare a me. Lasci farmi, posso venire anch'io? Perché? Voglio saperne di più dei veri ricordi di cui parli, dottore. Magnifico, andiamo a cercare Sally allora. Vai, andiamo a cercare Sally che lei si può in giro. Chiave della via, perfetto, raga. Ora non ci resta altro che trovare la prossima porta. Siamo in una stanza sconosciuta. Ok, io vado dove non ho aperto le porte. Questa stanza dove c'è scrigno. Raga, già che ci sono... Sapete cosa faccio? Invochiamo lo scoglio di vita! Ah, non posso. stanza roulotte? Roulette? Che cacchio, roulette sarà. Stanza roulette, così vengo un po' di carte. Una porta con la coda. Vediamo qual è. O la verità o la via. È del tesoro, fantastico. Nessuna delle due. Qui c'è un gaga. Volevo colpirlo prima io, ma ho colpito lui. Ma ha toccato lui per primo. Fame. Ok raga, è rischioso. Stavo facendo una carta di soli 6 punti. Dolce scoligno, bello.
Allora, dai, passiamo di qua. E là, questo è mio. Nel frattempo ho preso anche un palo. Ok, raga, rischio un attacco da soli 6 punti. Ok. È rischioso, ragazzi, giocarsi una carta di punti così bassi, perché rischi che qualcuno ti blocchi da un momento all'altro con una carta un po' più forte. Vabbè, grande Jack è arrivato con più 8 punti. Pum! Madò, che danno. Ok, mi dai tutte le carte. Perfetto. Forse da questa parte saremo più fortunati. Ma no, buio, ragazzi, le carte buio gravito me le voglio tenere per quando livello off camera. Dai, carta premium. Dai, un po' l'ultima carta premium che ho, ce la giochiamo per magari rendere premium alcune carte che ho. Che bella stanza. Cioè, non c'è solo una porta. Un premium, un bonus premium subito. Si rischia di tutto per tutto. Madò, Jack, madonna con le magie è fenomenale. Vai, veloce. Quando riesce a bloccare gli attacchi di chiunque è bellissimo. Raga, mi manca pochissimo per salire al livello 28. Vai, bonus premium, trasformiamo. Vai! Perfetto. Comunque devo decidere quale sarà la prossima tipologia di carte ad essere sostituita, perché se più andiamo avanti più ci serviranno carte con attacchi sempre più decenti. Tipo l'eroica di Hercules al momento me la voglio tenere come tipologia di carta attacco nel mazzo perché fa danno C+. Che è meglio dell'attacco C. Chissà ragazzi che aumentiamo i punti vita perché sì, oggi aumentiamo solo i punti vita se saliamo di livello. Diventa sempre più tonda la vita, ragazzi. Ah, adesso posso giocare all'oscurità infinita. Quanto scommettiamo che troviamo qui la porta della via? Lo so che è questa. Lo so che questa è la porta della via. Io lo so. O la porta, c'è la porta della verità a tema. Ok, è la porta della verità. Quindi qui ricordatevi, ragazzi, ci sarà il boss. È a tema che mi si appassa comunque la porta della verità nella stanza in cui ho evocato l'oscurità infinita. Ah, che bella sta quando combatti in queste stanze. Mille adesso ti arrivano addosso e tu manco li vedi. Però nei altri scontri sì, perché sennò veramente qui si diventa ciechi. E fortunatamente lo schermo del televisore rende lucente anche l'oscurità. Quindi, che cacchio ho detto, questa è poesia. Dai, l'ha tirato troppo in alto perché lui è uno spilungone dell'alto 2 metri e 30. No, forse 2 metri e basta, ma va bene. Dai, la prossima uso una gran pozione. Ha fatto fuori qualcuno, sì. Oh, Pippo, Pippo. No, evoco Cloud. Posto. Perfetto, ragazzi, comunque abbiamo scoperto che qui c'è la porta della verità. Ok. Allora, qui c'è la porta della verità. Ricordatevela. Ma perché ho compito il...
Che in questo episodio il lo voglio finire il la città di Halloween. Qui c'è la ghigliottina. Cioè intanto va giù. Dai, qualcuno lo prendo, ecco, vi seguo tutto altrimenti. L'ha preso lui in realtà, però sono particolari rilevanti. Quanto scommettiamo che la prossima volta che aprirò la nuova porta mi troverò la chi ha la porta della via? Vai Simba! Volevi sparire, aia! Si cava la città, però un po' più di mira. Va bene che lui attacca tutti quelli che è davanti. Comunque, jolly casuale. Andiamo a vedere un attimo il mappamondo. Allora, forse sta... forse di qua. No, qui dovevo prima. No. Questa è la porta della via, raga, non mi ricordo più. La porta dello scrigno, mi sembra. È la porta dello scrigno, ok. No, da qui mi sa che si esce. Sì. Da qui si esce dal mondo e allora... no, infatti qui c'è l'uscita. Qui c'è una porta chiusa. Allora, quindi andiamo avanti e poi giriamo a terra. No, aspetta. Perché io mi confondo, probabilmente la porta di prima. Aspettate che mi perdo, più avanti più diventa complicata la faccenda. No, questa è la porta chiusa. Scommettiamo che qui dietro ci troviamo... ci troviamo la porta della via. Vabbè, nel dubbio metto una deco sospirata perché è da mezz'ora che sono qua dentro, quindi... oh, no, c'è una porta rossa. Vabbè, intanto salviamo e recupero i punti vita. Raga, già che ci sono, alla prossima mi gioco anche una carta Mogul. Facciamo un attimo una pausa, evoco un po' di carte blu. Dai, facciamo, dai, negozio Mogui, siamo una carta da 8, fortunatamente ce l'ho, ecco qua. Voilà, salve Mogui, sono tornata a rompere. Oh, sa, questa è la porta della... è la porta della via questa, fantastico. Vai, salve Mogui, sono venuta a spendere i miei punti come si deve. Ecco, un pacchetto di carte per te, Cupo. Ah sì, vabbè, ogni volta che lo apri per la prima volta ti regalano un po' di carte. Oh, bello, una ultima risorsa... premium. Ecco, anche se fosse l'ultima risorsa sarà l'ultima tipologia di carta che getterò, perché vedete, ad esempio, lampada fa ancora attacco C più, mentre l'ultima risorsa fa solo attacco C. E qui abbiamo test di zucca che fa recupero, che fa attacco C e recupero voto A. Non ho capito bene cosa voglia dire. Comunque è allo stesso livello dell'ultima risorsa la carta a tema città di Halloween. Quindi nel frattempo qui vedo di scambiare in punti tutte le catene regali che ho, perché sì. E ok, perfetto. Costava un pochissimo quello che avete votato. Allora, vediamo un po' se siamo fortunati nelle carte rosse per qualcuno potente. Ho tutte tante eroiche, che bello. C più. Raga, le carte di Ercole sono potentissime. Vediamo qui carte magia. Vediamo chi trovo. Ah, dubbio dobbiamo ancora vedere. Comunque alla fine, ragazzi, parlando di invocazioni del genio, alla fine non l'ho più messo, come avete visto in squadra, perché vedete che là c'è un stop, un antimara o tuon, e ho trovato più utili come invocazioni altre invocazioni. Tra l'altro dopo cosa fa? Spruzza d'acqua i nemici per un certo intervallo di tempo. Ah, fa male un po' a tutti quanti per un po'.
Forse li potrei fare un pensierino. Vediamo qui negli oggetti se trovo qualcosa di bello. Tanti eteri, ma niente gran eteri, come cavolo vogliamo chiamarli. Facciamo un ultimo acquisto qui di carte osse. Niente, ok, perfetto. Vabbè, almeno una base l'abbiamo fatta. Dai, passiamo a vedere la penultima cutscene. Siamo una carta che sia di 6. Perfetto. E poi una di 7. Perfetto. Vediamoci la penultima cutscene della città. Poi andiamo nella stanza buio pesto. E andiamo a battere il boss, che intuisco già che potrebbe essere nella città di Halloween il boss, però. Eccoti qua, Sally, sapevo di trovarti qui. Chi sono i tuoi amici? Sono interessati ai veri ricordi. Hai tu la pozione, vero? Beh, sì. Ecco la pozione. Potresti restituircela? Immagino di sì, se insisti. Ma ho paura. È bastato che il dottore la usasse per fare apparire gli altri. E se qualcuno la bevesse? Stai scherzando, sarebbe emozionante. Sono preoccupata, Jack. Non c'è un altro modo. Che dici, Jack? Non saprei proprio. Io sì, invece! Dammela! Eh beh. Lo sapevo, lo sapevo. Porca vacca, che male! Oh no, la pozione! Bau bau, di nuovo tu! Jack, non essere scortese. Ti sto solo aiutando a far buon uso della pozione. Dovresti ringraziarmi. Bene, bene, sono una annusata e sono apparsi gli Atlas. Cosa succederebbe se la ingoiassi tutta? Sai che spavento? Povero Jack, non vale un calzino bucato del Bau Bau. E ora che la città di Halloween provi dolore e disperazione peggiore di qualsiasi incubo. Dolore e disperazione? Bau Bau, sei un mostro. Ah, perché tu sei un non... Tu sei uno scherzo. Forza, Jack, inseguiamolo. Va bene, lui è un sacco di insetti, tu sei un scheletro. Cioè, lui fa proprio ovviamente il bau bau, perché ok, però vabbè, va bene, va bene, va bene. Ok, vabbè, c'è da aspettarsi chi è cattivo in altri Christmas, appunto, per niente, ovviamente. Allora, vediamo un po' qui la chiave della verità, stava qui, dopo l'oscurità infinita. Allora, dobbiamo andare tutto a sinistra. Allora, pronti raga, prometto di una bella corsetta tra le stanze, olè. Dai, questo lo facciamo fuori però, dai, ma è possibile, io voglio compiere altre se poi mi viene automatico i punti alle statue, che palle. Raga, comunque è probabile che una volta finito di gestire questi episodi metterò tutte carte, cioè metterò tutti i keyholder, cioè a posto dei delle ultime risorse di, a tema di Alice nel Paese delle Meraviglie. Mi sa che metterò altre carte eroiche perché fanno attacco C più, ripeto. Vai Simba, evochiamo Simba. Ma forse questo ragazzetto io ho dal mazzo Simba, sapete, non so. Ok. Vabbè, una cosa sicura, adesso evoco Cloud e vediamo se siamo fortunati a menare un po' qualcuno. Vado! Vado! È vero che questa è la stanza col bonus roulotte? Roulette! Boh, io direi di prendere le tregue sospirate. Posto. Ok. Non è che nello scorso episodio mi avevano dato una carta, tre carte direttamente. Vabbè, ok. Ok, sapete che. È ancora tutto a sinistra, ancora tutto a sinistra. Sì, 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 raga, via, via, via. Non mi interessa. Eccoci qua. Vai. Andiamo a menare il Bau Bau. Allora, serve una carta o da 3 o minore. Quindi mettiamo questa. Poi dobbiamo fare una somma con le carte verde. Allora, vediamo, usiamo tutte quelle che ho tanto. Se non arrivavo al numero ridevo. Dai, concludiamo questo episodio con
Eccoci. Bau bau, dammi la pozione. Sciocchi, non capite quanto dovreste credervi. Tutto questo cuore mi mette sete. Bau bau, no! Sì! Oh, no, no, no. 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 Oh, no. Ah, da leccarsi i baffi. A me ne è la buona. Ah, che succede? E cosa gli prende? Aiuto? Cosa? Qualcosa sta afferrando dentro di me? Qualcosa di pauroso! Bau bau, che ti succede? No! State indietro! State lontani da me! Dottor Gatto è diventato lui quello fifone. Oh, meno male che è lui quello che spaventava la gente. Ok. Ragazzi, Kidomatsuno, il combattimento con Bau Bau è strano, quindi anche qui sarà strano a sua volta. Perfetto, è protetto da... Che hai detto? No, vabbè. Ah, un regalo, ragazzi. Altres da combattere. Ok, ragazzi, Bau Bau, quanto pare per raggiungere dobbiamo trovare la maniera di abbassare le sbarre. Non posso. Vabbè. Ah, sì, ecco, perfetto. Devo usare per forza la carta strategia. Vai. Vai, veloce che ancora stordito il signorino qui. Guarda lì com'è. Vai ancora, vai, tornado Pippo e poi Cloud, vai. No. No. Posto, recuperiamo le carte qui. Perfetto. Adesso devo colpire un... ecco, fatto. Me ne serve uno per... Wow, sentite com'è. Grida, ha detto no. Ok. Sempre comunque meglio dello scontro della parassigabbia, Perché... vabbè. Va bene, giocata a zero. Ok. Ok. Presa. Vai. Aspettate. Perfetto. Ok, raga, sta finendo già. Vai, raga. Due colpi. Sì. E il Bau Bau è andato. Non è stato così difficile, dai, pensavo peggio. E ovviamente la carta sarà quella del Bau Bau, ovviamente. Alla fine di un boss otteniamo sempre la sua carta. Perfetto. Ma che bello. Accidenti al Bau Bau. Ha bevuto quasi tutta la mia preziosa pozione. Ne sono rimaste solo poche gocce. Sora, perché non chiede al dottore se puoi bere il resto? No, è meglio di no. Non la vuoi? Peccato. Sarebbe stato un esperimento magnifico. Ma dottore, non vuoi scoprire i tuoi veri ricordi? Certo, ora più che mai. Ma ciao ragazzo, Axel. Gli ho promesso che avrei scoperto da solo la verità, vero? Gli avevamo detto, no, guarda, non ho bisogno di aiuto per scoprire i miei veri ricordi. Faccio da solo, ce lo ricordiamo bene. Quando lui gli aveva offerto di dargli una mano, Sora aveva detto no, faccio da solo, ragazzi. Non capisco proprio, quando ho inalato la pozione sorpassa gli Atlas. E quando il Bau Bau l'ha bevuta è stato sopraffatto dalla paura. Cosa significa? Significa che la pozione non funziona. No, non posso sbagliarmi. Il Bau Bau deve aver trovato i suoi veri ricordi. I veri ricordi sconvolgono il cuore e causano cambiamenti interiori imprevisti. E io invece, cosa succederà quando i miei ricordi si risveglieranno? Forse qualcosa di ancora più terrorizzante. Ma è soltanto un'ipotesi. Non posso esserne certo senza ulteriori studi. Cosa c'è, Sora? La teoria del dottore ti fa paura? Beh, sì, un po'. Mi fa piacere sentirlo. Paura e insicurezza sono i segni di un cuore forte. Spingono il tuo cuore, ti indicano nuove direzioni, ti fanno rischiare. Senza quella forza la troverai di vivere svanirebbe.
E così anche il gusto per la paura. E credimi, questo mi rovinerebbe il divertimento. Grazie, Jack, me lo ricorderò. Allora buona fortuna, signori, che possiate sempre apprezzare gli spaventi. Grazie, Jack, per questo slancio morale. Ok, siamo arrivati ovviamente al riposo dell'eroe, classica carta di fine, classica stanza di fine mondo. Ok, signori, direi che dopo lo scontro con Baobao possiamo fermare l'episodio qui. A quanto siamo con i punti vita, proprio 260, ok. E siamo quasi a tre quarti di orologio con la vita. Cioè, se vogliamo vederla come un orologio, la vita di Sora, cioè, graficamente, sta per arrivare a quasi tre quarti di orologio. Beh, comunque, ragazzi, direi che possiamo fermare l'episodio qui e do un attimo un'occhiata a quanti video ho registrato finora, perché mi sono completamente dimenticata se questo è il primo episodio della giornata o se è il secondo. Quindi c'ho anch'io problemi di memoria peggio di Sora, quindi fermo l'episodio qui e ci vediamo più tardi.